luglio 2019 siamo in compagnia di Giuseppe e Paola. Ciao! Ciao, cercavamo delle persone in grado di intrattenere, di coinvolgere l'intero gruppo, quindi perché non è facile. E cercavamo. Sì, no, soprattutto diciamo animazione, sì. Che poi bene o male la musica. Tutti quanti la mettono. Sì. Quello che ci interessava l'animazione è più che altro le esclusive che voi avevate, come queste cose che non sono mai viste in questa zona, come la particolarità 2, di quello che poi il primo ballo lento. A dire la verità, noi siamo sempre stati un po' titubanti su di voi, di cose di casa. Ho detto, vabbè, vediamo. Abbiamo visto la prima il video vostro, diciamo. E vabbè, proviamo a chiedere. Poi ho visto da parte di Cristiano una professionalità molto, molto unica. E questo ci ha fatto riflettere, quindi abbiamo scelto voi. Non abbiamo più guardato nient'altro, perché già i video ci sono. Noi siamo basati più che altro sull'animazione e sulla professionalità di Cristian, anche sulla tua, però io in primis perché ci siamo rapportati di più con lui, con Cristian, quindi diciamo ci ha... E voglio sentire l'urlo per gli sposi Giuseppe e Paola insieme a Mattia. Diciamo è stata la serata abbastanza energica, perché avete sempre avuto un bel ritmo. Avete coinvolto la sala intera, cioè avete escogitato dei piani proprio, sì. Per farli trovare tutti in sala, non c'era nessuno. Il primo è stato il trenino. Sì, male. Tanto è vero che io gliel'ho detto anche a Giuseppe al tavolo, ho fatto, ma ti rendi conto che le hanno fatte alzare tutti? Tutti erano già lì, quindi non erano, di solito che succede? Che si presenta il ballo, quindi tu inviti le persone direttamente a ballare, invece no, perché la gente è tesa, non solo gli festeggiati sono tesi anche gli invitati, no, quindi non si alzano, cioè se tu metti la musica e aspetti che tutti si alzano, non si alzano, invece voi avete escogitato il modo per farli alzare tutti, cioè è stato bellissimo. Ansiosa, quindi nel senso anche c'è una forma di imbarazzo e quant'altro, sì. Quindi è difficile anche muoversi oppure scendere in pista. No, io veramente per tutti i tipi di coppie, perché di coppie, alla sì. Fine anzi, io e Giuseppe siamo due opposti sotto questo punto di vista. Lui è quello un po' più sprint, io sono quella un po' più tenera, capito? Quindi cioè. No, se siete riusciti a unire le due cose, vuol dire che riuscite a comandare. Andate bene su tutti i tipi di coppia, sia da un eccesso a livello sprint che un eccesso a livello romantico. Perché un eccesso sprint piace, un eccesso morto mi fai rianimare. Ora sono il testigo, dimmi che fue lo che pasó. Mi tunia, mi tunia, mi tunia, mi tunia, tenemos el control. Vabbè, lo che hagamos ahora es immorale. Ringraziamo. Grazie, noi ringraziamo voi. Salutate a tutti. Ciao. Ci vediamo qui animation. Celio, tus la
labios son agua pura y mi mirada ya refleja el Kama Sutra.